sembra bella tosta, eh. Sotto e di alzare la testa subito. Gran finale balordo, eh? Bravo! Ah, grazie,
bravo. Anch'io voglio provare, però non so. Devo provare a stare... Mi stai copiando! È la stessa idea. Di stare su... sopra? No, dopo puntare la bandierina di sinistra, cioè tagliarla diretta, senza andare giù troppo, se no vai vicino alla pianta come hai fatto te. O te la tiri. O te la tiri. Se no volevo provare a chiuderla subito in alto, cioè a sfiorare la porta a sinistra. Però, non lo so, sembra facile dirlo, ma... messa giù bella... No, va bene. Va bene, Andrea. Vabbè. Allora sono uscito, eh. Sì, sei fuori. Sei fuori in tutti i sensi. Bravo! Cosa intendevo? Sasso, quello sotto. Non t'ho visto sotto. Quello sotto, eh? L'hai presa più larga di là? Sì. Così rimango più dritto. E non mi devo stortare io per poi ammazzarmi qua sopra. Sì, l'hai preso tutto di là così. Bravo. Giusto. Si è allargato prima. È arrivato più giusto qua alla fine. Bravo, fatta bene. A uno non è, è buono farla a uno, eh. È bella tosta sta qua. Io ho pagato anche un piede stupido in quella curvetta lì. Quelli di sempre, ma non è cosa. Perché se arrivi lungo vai contro la pianta e... Vediamo, prima l'ha fatta bene. Allora, a parte è andata giù là, però qua l'hai fatto bene, bravo. Hai capito quello che intendevo? Sì, la tieni larga là. Adesso è tutta un po' troppo larga, te è andato giù il dietro. Sì. Però l'idea è giusta, stare là. La prima l'ho fatta là. Così, sì. Però non devi fermarti qua, niente. Non devi, se ti fermi qua basta, perdi tutto. Perché ti aiuta il continuo, hai capito? Sì, sì. Ti aiuta. Anche perché quando sei su poi gli dai e vai. Esatto. Al massimo fai il doppio qua. Sì, ho visto, hai fatto anche il doppio, sì. Bello però. Bello. Vediamo il Mau.
allora? È stato bravo a tenerla perché la ruota dietro quando ho preso la trave si è spostata, però non ha messo giù piede.